su nel cielo, nel posto più lontano che si possa immaginare, è il regno delle scintille. Un mondo di bianche meringhe, soffici, spumose, nuvolette, che ogni soffio di vento modella in modo unico, dando vita a figure fantastiche. Immacolati destrieri da cavalcare, fieri e impettiti come guerrieri in battaglia. Palmi di mani carnose e paffute, che accolgono e proteggono, cuscini in cui sprofondare per riposare comodamente. Strali luminosi da percorrere saettando, bolle evanescenti in cui nascondersi per sfuggire alla folata più vorticosa, forte abbastanza da ingoiarti nel suo ortice e lanciarti all'impazzata in mezzo a tutta quella bianca luminosa spuma. Ogni scintilla ha il suo colore, un vigore e una capacità di ardere tutta sua, e per ognuna di esse viene creato un luogo appropriato. Come potrebbe vivere una scintilla rosso fuoco in grado di produrre una fiamma ardente, mille lingue infuocate che danzano freneticamente intrappolate in una bolla? Come avete potuto ascoltare, questa è una sorta di preambolo e quasi poetico, sembrava quasi, veramente sembravano dei versi, soprattutto poi recitati da te, e che presentiamo questa sera, ed è il libro di Paola Colarossi che si intitola Prodotto in mare. Ecco, già dal titolo suscita la curiosità del lettore, che cosa vorrà dire? Cosa vuol dire promettere il mare? È una frase un po' particolare, un po' strana, un po' nuova ovviamente. E quindi è molto bello il titolo, è la cosa principale di un libro, perché suscitando la curiosità al lettore viene subito voglia di sfogliare il libro e di dire che cosa troverò dentro queste pagine. E nel cominciare poi a leggerlo, a un certo punto sembra una favola, quasi una moderna Cenerentola. Ma poi, andando avanti nella lettura, e questo è il bello di questo libro, che più si va avanti, più si scoprono cose, più si trova conferma a quello che si pensava o una smentita, e in realtà è una visione della donna subordinata non tanto all'uomo, ma al pregiudizio culturale, che vede i due generi distinti nei ruoli, nei doveri, nei diritti, spesso legati ai più deboli. E se sei partito dai personaggi e poi hai costruito la storia, ovvero se ti è venuta in mente la storia e poi a poco i personaggi sono venuti fuori. Allora, intanto, diciamo, io faccio finta di fare proprio la professionista e di non parlare a persone che mi conoscono. E quindi loro mi conoscono e sanno come è cambiata la mia vita in questi anni. C'è anche chiuso usare il microfono, perché non si sente niente. No, no, alzo un po' più la voce. Se vuoi lo prendiamo. Però, sentite? Sì, io non nasco scrittrice, io sono una biologa, faccio l'insegnante di matematica. Ad un certo punto sono successe delle cose nella mia vita che hanno portato ad invertire la rotta proprio della barca della mia vita, e ho ricevuto in dono il dono della scrittura, cioè, o meglio, sono andata a riprendere dai sogni di bambine abbandonate questa capacità che avevo di scrivere, questa capacità che avevo di raccontare. Voi mi conoscete, sapete che amo parlare, ma mi sono ritrovata ad amare ancor più scrivere. Sì. Ci sono arrivata in maniera casuale, e anche a questo libro sono arrivata in maniera casuale. Questo è il mio secondo libro, e la scelta di scrivere favole è stata anch'essa una scelta casuale, perché in un momento in cui la mia vita era, diciamo così, abbastanza dolorosa, e in cui comunque intorno a me io vedevo situazioni vicine o meno vicine, ma comunque dense di sofferenza, io ho capito che non volevo aggiungere alla sofferenza altra sofferenza, e che quindi, pur decidendo di parlare di storie forti, di storie dolorose per certi aspetti, lo avrei fatto nel tono più soave possibile, affinché le parole producessero l'effetto della riflessione, producessero l'effetto dello scuotimento dell'animo, ma non altra sofferenza.